Buongiorno, buona giornata, buona settimana a tutti, cari amici followers social. Noi ci vediamo da un paio di giorni. Sentitamente vi ringrazio per l'attaccamento ai miei impegni social, di preciso appunto qui su YouTube. Quando siamo arrivati praticamente in meno di 3 anni di canale, a poco più di 100 iscritti, quasi 50.000 visualizzazioni complete, totali, generali, globali, per questo non finirò mai di ringraziarvi dal profondo del mio cuore. Prima di parlare, come dice il titolo, Basket Lega A è tempo di playoff, volevo fare dei piccoli preamboli. Torniamo indietro a domenica, non mi riferisco a Milan, ma voglio fare un riferimento alla Ferrari che nonostante magari le difficoltà di non riuscire a vincere il Gran Premio United States of America, Miami, Florida, Leclerc piazzandosi secondo, quindi primo invece Verstappen, riesce a mantenere la leadership del mondiale, però diciamo è ovvio che c'è bisogno da parte di Charles Leclerc di ritornare a vincere le gare. Quindi Verstappen primo, Leclerc secondo, Sainz terzo, Perez quarto. Classifica costruttore, anche qui primeggia la Ferrari, anche se sempre mi raccomando attenzione alla Red Bull. Dopo questo invece volevo fare qualche piccolo passo in avanti, ovvero a domani quando ci sarà la finalissima della Turkish Airlines Eurocup tra la nostra Virtus Bologna e i turchi del Bursaspor. E speriamo che vada bene per la nostra Virtus Bologna, perché in caso di vittoria, finalmente dopo tanti e tanti anni, le Avunere potranno ritornare degnamente e meritatamente a svolgere la Coppa dei Campioni a partire dalla stagione prossima 2022-2023, ovvero in Eurolega. Forza Virtus Bologna, viva il basket italiano e viva lo sport! Bene, ora invece veniamo appunto all'obiettivo principale di questo video. Si è conclusa la stagione regolare del campionato massimo italiano di pallacanestro, basket Serie A, o meglio Lega A. I risultati dalla 30ª e ultima giornata sono stati i seguenti: Virtus Bologna-Brescia 79-57. Cremona 30 dopo i supplementari 112 a 105 in favore di Cremona, Venezia Milano 69-74, Varese Sassari 96-110, Trieste Treviso 84-83, Reggiano, detta Reggio Emilia, Fortitudo Bologna 88-77, Brindisi Tortona 82-99. Basket Gevi Napoli, Presa, Pesaro, Carpegna, Prosciutto 84-85, anche qui dopo overtime supplementare. Allora, veniamo a raccontare quelli che saranno i quarti di finale di playoff. Ma prima di questo diamo un resoconto globale sulla classifica finale e quindi la griglia conseguente dei playoff del campionato di Lega A. La Virtus Bologna chiude praticamente con 2 vittorie in più rispetto a Milano, 52 punti, 26 vinte, 4 perse, Milano 48, 24 vinte, 6 perse, segue Brescia 42, Tortona e Venezia e Sassari 34, Sassari per esempio 4 vittorie nelle ultime 5 partite, Reggiana 30 punti, Pesaro chiude le posizioni in playoff a 28, Trieste 28, Treviso e Brindisi 24, Varese 24, Trento 22, Basket Gevi Napoli a 22. Importantissima è stata per la salvezza dei campani la vittoria di settimana scorsa a Bologna contro la Fortitudo per 64-56.
Quindi retrocession Lega 2, dove ora sono iniziati i playoff. Speriamo bene per la salvezza per quanto riguarda Nardò. San Severo ce la sta cercando, provando a giocarsela contro Udine, anche se i friulani sono forti. Retrocesse quindi in Lega A2, Serie A2 come preferito, la Fortitudo Bologna 18 punti, 9 vinte, 21 perse. E il Cremona, che è stata anche una delle varie squadre allenate dal coach della nostra nazionale Romeo Sacchetti, con 16 punti, 8 vinte, 22 perse. Dicevo, per quanto riguarda i playoff, praticamente avremo, che inizieranno per quanto riguarda i quarti di finale il 15 maggio, quindi credo domenica prossima, alle 17 Olimpia Milano Reggio Emilia, alle 19 Tortona Venezia, Virtus Bologna Pesaro sempre il 15 maggio alle 21, il 16 avremo Brescia Sassari alle ore 20:45. E poi ovviamente sappiamo che playoff si gioca praticamente sempre dai giorni imminenti le gare 2. Comunque volevo dare una specifica per quanto riguarda il regolamento di questi playoff, che vede i quarti di finale, le semifinali al meglio delle 5 partite, quindi bisogna vincere almeno 3-0, 3-1, 3-2 in base a come va la serie, quarti di finale e semifinale, finale, serie finale, finale, playoff, come all'NBA, che però sappiamo in NBA tutte le partite sono al meglio di 4 vittorie su 7. In Italia abbiamo solo la finale in stile NBA, 4 vittorie su 7, quindi la serie può finire 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, quindi che dire, sicuramente per quanto fatto vedere nella stagione regolare per quanto riguarda la classifica, la Virtus Bologna ha un leggero margine di vantaggio rispetto all'Olimpia Exchange Armani Milano, però sappiamo i playoff rappresentano tutto un altro campionato, staremo a vedere. E poi invece ritornando per quanto riguarda la Serie A2, speriamo in bene per quanto riguarda soprattutto i play-out Nardò, dove nella prima gara è riuscita a vincere seppur di un punto contro l'Orlandina, capo d'Orlando, e se non mi sbaglio oggi ci sarà già gara 2 sempre a Nardò. Speriamo in bene, anche perché praticamente i play-out di Serie A2 si svolgono in due fasi, semifinali e finale. Quindi è vero, diciamo, che se supera questo step Nardò è in una buona posizione, ma non basta ancora, perché se arriva in finale play-out, e ce lo auguriamo, deve cercare di superare e vincere la serie finale per mantenere la Serie A2 anche l'anno prossimo. Bene, noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti, sapete, mi potete seguire qui su YouTube, Nicola De Lucia, su Facebook Nicola De Lucia, le paginette pronostici calcio e anche possiamo dire extra special. Poi abbiamo la paginetta dedicata al nostro caro Bar Caffè Corsaro dell'ospedaletto. Per questo ne approfitto per invitarvi questo sabato pomeriggio intorno alle ore 16 circa, laboratori di pittura con acquerelli per bambini, iniziative che fanno parte del progetto di solidarietà ed ecosostenibilità ESC, di cui faccio parte anch'io, essendo quindi un partecipante ed un attivista di Legambiente. Infatti non per ultimo, ma diciamo non c'entra proprio col progetto ESC, abbiamo partecipato questa domenica passata ad un evento, potremmo dire, di riferimento di Legambiente Puglia a Bari presso il Politecnico, con ragazze e ragazze di numerose e differenti città.
Bene, io vi saluto, noi ci vediamo alla prossima, amigos, ciao!